no che fa male. Andrea Dal Corso sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi. In realtà queste sarebbero le indiscrezioni sui social. Molti fan di Uomini e Donne sostengono che, dietro il rifiuto clamoroso, ci sia la volontà dell'ex corteggiatore di cavalcare l'onda mediatica e partecipare ai reality di Canale 5. Venerdì 15 febbraio, dopo la scelta di Teresa Langella, il popolo del web si è scagliato contro il bell'Andrea. Il suo modus operandi e la sua calma apparente hanno sorpreso tutti, perfino la tronista. Una storia finita male, una favola mai iniziata, ma siamo sicuri che presto la bella napoletana troverà l'uomo della sua vita. Un atteggiamento particolare. Davvero Andrea Dal Corso sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi. Queste sarebbero solo illazioni dei fan che, dopo la scelta finita male, hanno manifestato quelle che potrebbero essere le volontà televisive del ragazzo veneto. Andrea Dal Corso ha detto no a Teresa Langella. Dopo un percorso durante il quale ha corteggiato, con tutte le armi a sua disposizione, l'ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto un inaspettato, per molti ma non per tutti, passo indietro. Andrea ha deciso di aspettare fino all'ultimo istante per confessare a Teresa che non ci potrebbe essere nessun futuro per loro. Non ha avuto nessun confronto diretto con la ragazza, e ha deciso di parlare col padre, reo, per alcuni, di aver talmente spaventato Andrea con l'idea di famiglia, che quest'ultimo abbia cambiato idea sulla risposta da dare a Teresa proprio nel giorno della scelta di Uomini e Donne. Auguriamo tanta fortuna e felicità alla tronista Teresa. Un percorso tormentato. Veramente Andrea Dal Corso sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi. Non sappiamo se gli autori del reality potrebbero davvero valutare questa ipotesi, ma una cosa è certa: il percorso ad Uomini e Donne ci ha evidenziato un carattere che poi se ne è rivelato un altro.